oggi mi è venuto un IKEA speciale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi mi è venuta un'idea veramente veramente speciale. Incominciamo a trasformare la libreria Billy in qualcosa di bello. Vi ricordate quelle librerie che abbiamo preso a 9,90€ cada uno con gli sconti? Vi metto qui la foto. Ne abbiamo prese 8 perché vogliamo trasformare questi semplici mobiletti in una vera parete libreria, con tanto di ante sotto, scaffali e naturalmente ridipingerla e adornarla ad hoc per la nostra camera da letto. Oggi quindi affronteremo insieme la fase progettuale, che poi è la più complessa, è quella sulla carta, è quella in cui valuteremo un Billy e vedremo come svilupparlo a parete. Quindi vedremo il decoro da fare, vedremo le applicazioni da mettere, vedremo la decorazione come deve essere sviluppata e il colore da usare. Naturalmente sceglieremo anche i colori. Mi avete risposto che vi interessava tantissimo, quindi eccomi qui con voi a progettare la nostra bellissima libreria da un semplice Billy. Ed eccoci pronti per trasformare Billy in qualcosa di bello. Progettiamo insieme la mia nuova libreria. È la prima volta che mi sto sedendo, proprio sto facendo il progetto con voi, il vero progetto, ce l'ho in mente, però ancora non mi sono mai seduta a scriverlo, a fissarlo su carta, a disegnarlo anzi. Naturalmente devo fare delle premesse che non sarebbero necessarie se non fossimo su YouTube, ma siamo su YouTube quindi è tutto necessario. Questo non è un progetto da architetti, è un progetto casereccio, casalingo, è il progetto che tutti noi possiamo fare quando vogliamo comprare un mobile e dobbiamo decidere come metterlo, come comporlo e via discorrendo. Quindi non vedrete misure prese con strumenti particolari, non vedrete tutto, non vedrete carta millimetrata, vedrete cose che abbiamo a casa tutti e che possiamo fare con agevolezza per fare in modo che un progetto comunque risulti. È un progetto casalingo, proprio facile facile. Cominciamo. Cosa ci serve? Una matita, un righello, poi avrò bisogno di una trattopen, dei colori e poi io non ho preso appositamente la carta millimetrata che ho, ma ho preso un album, voi prendete un foglio di quaderno, a quadretti, in modo da portare le misure a quadretti e non a millimetri, perché tanto cambia poco e comunque sono certa che un foglio a quadretti a casa lo avete tutti. Intanto pigliamo i pezzi che abbiamo a disposizione. Abbiamo 8 librerie Billy, che sono queste che vedete in fotografia, e sono alte, vado in centimetri, 202 centimetri, quindi 2,02 m, e sono larghe per 40 centimetri, quindi 2,02 m per 40. Poi le ante che voglio mettere si chiamano Agebi e ne ho 5, sono delle semplicissime ante che sono sempre in centimetri, larghe 40 e alte 60. Io lavorerò, come vi ho detto, su un foglio a quadretti, quindi l'unità di misura sarà il mio quadretto a cui darò valenza 10 cm. Voi direte, ma come fai ad avere 8 Billy e 5 Agebi? Perché i Billy verranno sovrapposti l'uno all'altro per creare queste colonne libreria molto alte. Ma andiamo subito. La mia parete su cui dovrò lavorare è alta 3,30 m. Poi qui è larga 1,80 m, quindi metto 18 quadratini, 1, 2, 3. Qui comincia la porta finestra, quindi c'è uno spazio che dovrò lasciare e qui c'è un altro 1,10 m di spazio. Okay, quindi in totale la stanza è lunga 3,60 m. Quindi il progetto non è un atto velleitario per cui uno vuole vederla disegnata la cosa, ma è una cosa utile che serve al fine di procedere più spediti con i lavori. Adesso abbiamo detto invece che Billy è alto 2,02 m. Quindi cominciamo a costruire, posizioniamone uno proprio qui.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ed è largo 40 centimetri, quindi posizioniamo un billy. Il nostro primo billy è messo, mettiamogliene accanto altri due, perché da questa parte io ne farò entrare tre. Da questo lato invece posizionerò due billy, quindi uno fino a qua e uno fino a qua. A 60 cm andranno le ante, quindi 2, 4, 2, 4, 6, qui, qui, questa parte qua sarà chiusa e questa parte qua sarà chiusa. Naturalmente qua verranno apposte delle maniglette per aprire gli sportelli. Possiamo cominciare a stilare la lista di quello che ci serve. Innanzitutto ci servono le cerniere per fare aprire e chiudere gli sportelli. Ce ne servono due per ogni sportello, quindi 2, 4, 6, 8, 10. E allora scriviamo nella lista accanto 10 cerniere. Continuiamo a costruire billy. Degli altri tre che mi sono rimasti, cosa farò? Li dividerò a metà e ne metterò un metro su ognuno di questi. Quindi prolungherò il mio billy di un altro metro. Ora, per costruire queste nuove parti, allora ci serviranno delle micce che dovranno far sì che il pezzo di sopra stia perfettamente dentro il pezzo di sotto. Le micce altro non sono che dei pezzettini di legno fatti in questa maniera, che si inseriscono per metà all'interno del mobile inferiore e per metà all'interno del mobile superiore. Ce ne servono due per ogni lato, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quindi 14 micce. Poi io voglio che sia totalmente sicuro, quindi dietro il mobile, sulla parte posteriore, metterò delle piastrine che sono fatte così, sono in acciaio e hanno dei fori sul loro retro. Poi ve le farò vedere nel video quando proprio faremo billy insieme. E su questi fori metterò delle viti. E queste piastrine saranno messe qui a raccordo della parte superiore e della parte inferiore sul retro, in modo che Billy rimanga come abbia come un ferro che unisca tutta la sua struttura. E ne metterò una anche questa per ogni parete, diciamo, verticale di Billy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 piastrine. Qui sopra aggancerò billy al muro, perché un mobile così alto, specialmente in Sicilia dove ci sono molti terremoti, non si sa mai, può cadere, e siccome io proprio qui c'ho il letto non vorrei mai rischiare di essere schiacciata da billy. Quindi metterò delle piastrine che finiscano ad occhiello, altre 7 piastrine ad occhiello, sono esattamente così, sono delle piastrine lunghe. E l'ultimo gancio è leggermente più lungo e viene utilizzato come un occhiello, quindi metterò 28 viti più 28 viti. E per le piastrine dell'occhiello ne vorrò 14, perché sotto ne metterò 2 più 14 viti. Ok? Quindi vedete come piano piano si fa la lista delle cose che servono. In più, per tenere agganciati i vari billy l'uno all'altro, oltre alle piastrine, oltre alle micce, metterò delle piastre quadrate esattamente qui e qui, qui e qui, qui e qui, per tenere vicini i mobili che in realtà sono staccati. E allora me ne servono circa 3 per il lato inferiore e 2 metterò nel lato superiore, quindi 5 su ogni lato, 15 e 10, 25 piastre per vento. Che cos'è il vento? Il vento è quella fessura che si crea dall'unione dei due mobili, quella fessurina si chiama vento in gergo. Adesso il vento
quindi occupa dello spazio, quindi noi possiamo cominciare a vedere come sistemare la nostra libreria. La nostra libreria avrà lo stesso colore del mio armadio, quindi comincio a dare una coloritura blu. Benissimo, adesso dobbiamo cominciare a studiare il modo di mettere anche gli scaffali. Qui lo faccio su carta, su disegno, poi magari nella realtà varierò al variare della grandezza dei testi. Sicuramente questa scanzia sarà fissa perché sarà il punto di unione del Billy numero 1 con il Billy superiore, il numero 2, diciamo così. Bene, a questo punto parrebbe finito, ma non è così. Innanzitutto io so che tutto questo andrà di questo azzurro, quindi comincio ad accennare il colore giusto per capire anche l'impatto che avrà. Tutto questo ci occorreranno almeno, io ho preso 4 barattoli da 1 chilo di colore acrilico blu cian, e poi mi servirà 1 barattolo da 0,5 chilo di rosso, 2 barattoli di bianco, ok? E così già so cosa mi serve. Mi serviranno anche delle pennellesse, almeno 2, e poi del flatting all'acqua per esterni, almeno 2 confezioni, anche 3 dai. Ok, per sommi capi per adesso lo lasciamo così. Adesso andiamo a confrontarci con il problema antine. Le antine naturalmente dovranno essere decorate, e per stare bene con la mia camera da letto le decorerò con lo stesso motivo con cui ho decorato l'armadio. Se non vi ricordate il video, vi metto qua tra le schede informazioni i video di riferimento, perché già noi abbiamo fatto un armadio insieme. E adesso vi faccio vedere in una scala leggermente più grande come verranno queste antine. La prima cosa che voglio fare è contornare queste antine con delle stecche in forex spesse 4 mm. Si compra un pannello in forex e poi lo si divide, lo vedrete fare comunque nel video, che incornicino un pochettino il tutto, e questa cornice sarà circa un 8 cm tutto attorno. Le attaccherò con la 1000 chiodi all'anta, perché funziona benissimo in questo, per questo utilizzo. 2 4. Non taglierò l'angolo, le stecche in forex saranno alte 60 cm, quindi quanto esattamente l'altezza, mentre larghe, quindi alte, queste le faccio a mano libera assolutamente, alte 60 cm, mentre larghe meno, perché dovete togliere gli 8 cm e gli 8 cm, quindi saranno larghe 32 cm. Perché poi andranno ad accostarsi all'altra da questo lato, e le stuccature poi verranno colmate o con stucco semplice o sempre con la stessa 1000 chiodi. Quindi aggiungiamo, ci serve, se ve le fate fare, ci servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 strisce forex, 60 centimetri più 10, 38 centimetri, quindi 10 e 10 è una confezione di 1000 chiodi. Quindi questo, il bordo sarà del colore della libreria, quindi un blu ciano. Partendo dal centro, io penso che farò una sorta di rombo. Più o meno sarà un decoro di questo genere, un po' meglio. Dopodiché dentro invece lo farò con un azzurro più chiaro. Ok, e adesso fin qui ci siamo.
questo è tutto con l'anta. Poi naturalmente io so benissimo che qui ci sarà la mia porta finestra che non si vedrà più, le pareti che arriveranno fino a qua verranno coperte, perché non l'ho fatta più larga, perché verranno coperte da qui in poi, ma questo ve lo lascio così diffuso, dalla mantovana. Questo poi sarà sempre con i toni dell'azzurro. Sto andando molto in soldoni, scusatemi, questa proprio non la valutate. Delle ante ci occorreranno le maniglette, che avranno questa grandezza e il pendolino, se le trovo, perché saranno uguali a quelle dell'armadio, e ce ne occorreranno 5, quindi 5 maniglie. E poi adesso la parte più importante, il vento, quindi 1, 2 e 3. A me non piace lasciarlo così, perché il vento, vi faccio vedere, si presenterebbe così, guardate, 1, questa è un Billy, piccolissima fessura, ma si vedrebbe, e altro Billy, no? Quindi Billy, vento, su questo quindi io metterò una rifinitura in ottone fatta a palline, tutte così, una accanto all'altra, dorate, ok? E io le metterò qua a coprire il vento. Queste palline ogni tanto hanno un chiodino che io inserirò proprio al centro del vento, e verranno tutte su tutti i lati della libreria, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, però fino a qui, fino alla base, fino a dove c'è l'anta. Quindi adesso mi devo fare il conto di quanti metri di questa bordura metallica a palline mi servono. Ne occorreranno 2,45 m per ogni linea lunga che vedete, quindi 2,45 m per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, facciamo l'operazione. A questo punto potremo fare anche un computo delle spese, andare a cercare nei vari negozi il prezzo di ognuna di queste cose, sommarlo e vedere quanto ci viene a costare l'intera libreria, e vedrete che sarà un costo veramente veramente irrisorio se avrete comprato Billy a 9,90, e potete vedere così l'idea di come sarà la mia libreria ancora prima di farla. Poi sarà bello vederla, e poi sul canale Ombretta vi farò vedere come organizzerò la messa in opera dei libri, diciamo così. Bene, adesso andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che il lavoro ci attende, sarà durissima, ma sono sicura che ce la faremo, come ce l'abbiamo fatta tempo fa per l'armadio. Sarà un lavoro certosino, un lavoro di squadra con Gabriele, ovviamente, e soprattutto un lavoro divertente ed estivo. Con 40 gradi faremo questo, sì, durante le nostre ferie, perché è anche bello apportare delle migliorie alla propria casa senza spendere un capitale, però sempre con dei pezzi unici ed inimitabili. Sì, anche da un Billy Ikea si può avere un pezzo unico ed inimitabile, basta usare la creatività, la fantasia e la voglia di fare. Quindi non assemblate il vostro gusto alle masse, ma estrapolate da quello che c'è di già pronto qualcosa che potete fare vostro, estremamente vostro. E solo così la casa potrà essere veramente una casa vissuta al 100%. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, così mi raccomando, disegnatemi un bel pollice in su e io vi rimando ai prossimi video. Adesso noi cominceremo a fare le riprese del montaggio, solamente alla fine, poi monteremo un video unico, montaggio, monteremo, è tutto un montare con l'IKEA, e quindi vi faremo vedere com'è venuta e com'è stata costruita la nostra libreria. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, su Due Cuori Una K, l'altro mio canale di cucina, e su Ombretta, il canale è proprio quello libero, quello free, e soprattutto vi aspetto su Facebook, vi lascio il link qua sotto, e su Instagram, dove ci teniamo in contatto 24 ore su 24 tramite le foto. Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, ci vediamo presto!